non è arrivata una risposta, nel senso che l'interrogazione mia aveva un po' la volontà di smascherare gli slogan da televendita che non tradizionalmente la destra fa quando si parla di temi come il campo nomadi. Chiedevo, dal momento in cui hanno insistito e confermato la volontà di chiusura del campo, come hanno intenzione di gestire il dopo chiusura del campo. E purtroppo ho avuto in risposta nuovi reclami a televendita, peccato che però non sia una televendita e quindi dietro resti solo il pacco. L'idea che ne è uscita è che non c'è nessuna idea su cosa sarà il dopo campo e torre della razza. L'obiezione sull'inclusione, sull'integrazione di queste persone è che si è già fatto tanto in questi anni in questo senso, però non sono arrivate risposte positive, perché per integrarsi ci vuole, per integrare ci vuole la volontà di entrambe le parti. Sì, però c'è la differenza secondo me tra la campagna elettorale e il governare. La domanda da porsi è, e quindi, cioè il tema è così come succede per molti sinti di Torre della Ratta, succede per altrettanti piacentini in stato di bisogno che spesso ricevono gli aiuti ma poi non corrispondono in termini di doveri o di impegno vero e proprio. Però il tema è, queste persone hanno bisogno di aiuto. Nel momento in cui questo aiuto non si dà, perché è bello dire ed è anche di buon senso dire che per integrarsi ci vuole la volontà, ma quando poi questa volontà manca, quindi cosa si fa? Proprio da un punto di vista strettamente legale, hanno intenzione di metterli sulle carrozze dei treni e spedirli fuori dalla città? Cioè questi stanno governando, non stanno più facendo campagna elettorale. Io vorrei che ai cittadini dessero delle visioni concrete e non degli slogan. Quindi sul dopo. Ecco, lei mi dà proprio l'opportunità, scusami Massimo, per allacciarmi a una domanda che mi è arrivata. Avendo anticipato l'argomento questa mattina, i nostri ascoltatori hanno scritto rivolgendo a unisono una domanda, ovvero perché quando magari un cittadino privato in difficoltà o meno è insoluto solo di 10, 15, 20 euro, a volte si vede tagliata la luce, mentre qua si parla di tantissimi migliaia e migliaia di euro e non si è fatto nulla? Guardi, io su cosa fa Enel rispetto ai cittadini privati, francamente non era una questione che gestivo. Io so che ho ereditato una situazione quando ero al posto dell'attuale assessore Sgorbati. Il comune di Piacenza è stato in quegli anni, in quel periodo, ha attivato un meccanismo per cui non vengono più riconosciuti dei contributi a chi ha dei debiti pregressi con l'ente, oppure questi contributi servono appunto per ridurre le morosità nei confronti dell'ente o di terzi, e so che avevamo fatto firmare, ho personalmente fatto firmare a tutti i cittadini del campo un piano di rientro rispetto alle morosità di Enel, che è un piano di rientro serio al quale non si può dare risposta come è stato fatto lunedì dicendo che verranno impiegati in alcuni lavoretti socialmente utili, perché è chiaro che con 85.000 euro di morosità dovrebbero fare lavoretti socialmente utili per i prossimi 4 secoli, quindi non è questo. Il tema, come ho spiegato, è che purtroppo poi è arrivato l'inverno e quindi i contatori dell'Enel erano staccati e bisognava scegliere se rientrare dalle morosità o pagare il riallaccio dei contatori dell'Enel. Io so che può essere poco produttivo dirlo, poco popolare, però il problema è che con l'inverno ci sono dei bambini piccoli e se arrivano poi gli allacciamenti abusivi perché non c'è la luce o l'energia elettrica si rischiano poi gli incendi. Purtroppo in Consiglio Comunale è uscita anche la frase poco felice, secondo me, di qualcuno che dice: se si attaccano abusivamente prendono fuoco le roulotte, non è un problema del comune. Io credo che per chi governa una comunità tutti questi siano comunque dei problemi, anche se non sono belli o popolari da condividere con il resto della cittadinanza.